E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Come vi ho detto, quando stavo per cambiare la moto, l'ho cambiata la moto perché mi serviva un po' più di capacità di carico. Quindi, come l'ho acquistato, ovvero solo con questo bauletto, non è che avevo più capacità di carico rispetto a prima. Quindi adesso piano piano avete visto che nello scorso video ho messo i telaietti, questi telaietti. Nello scorso video ho messo i telaietti, poi sicuramente andrò a metterci delle borse, vedremo quali, però piano piano andrò a comunque ad aumentare appunto la capacità di carico. E in questo video vi voglio presentare il nuovo acquisto, ovvero questa borsa serbatoio della marca BCR, non so se si legge BCR, questo qua è il modello B21, che è comunque B21 BCR B21 21 sono i litri di capienza, quindi è una borsa serbatoio bella capiente. Borsa serbatoio che non è magnetica, ma è fissata da questo, diciamo, sottoborsa o comunque kit di fissaggio. Adesso vi faccio vedere. Andrò a slacciare la borsa da appunto questo kit, molto comunque semplice da staccare. E qua sotto abbiamo appunto la nostra base per le borse. Andato a fissare al telaio qua sotto sella. E sono andato a fissarla poi qua davanti in maniera che sia ben fissa e che non mi dia comunque fastidio allo sterzo. Portaborse che è sempre della BCR B40, BCR che penso sia una marca abbastanza nuova che vendono da Willap. E niente, andiamo quindi facilmente a. Come stavo dicendo, il fissaggio è molto semplice, ovvero andiamo a chiudere le clip che sono presenti nella borsa. Comunque possiamo poi a questa base andare a montare qualsiasi borsa BCR. Quindi borsa che poi resta molto stabile, si può andare comunque a serrare tutti i vari fissaggi. E come potete vedere non dà neanche fastidio quando andiamo a sterzare, vedete? Lascia comunque la fase di sterzo molto molto libera, quindi a mio avviso un buon acquisto. Allora, vi domanderete perché non ho preso le borse quelle Quillac da non so come si chiamano, quelle con l'aggancio rapido tipo di Givi che ha l'aggancio rapido, perché comunque prima ce l'avevo sulla Tracer e ogni moto ha il suo attacco, quindi non è come questo che è universale, va bene per qualsiasi moto e se cambiate moto potete cambiare. Potete montare il kit, questo kit, su qualsiasi altra moto. Quindi una cosa è quella che lì avete la ghiera da dover cambiare. Ma in più, comunque, quando facevo benzina mi veniva scomodo perché dovevo staccare tutta la borsa. Invece qua, molto facilmente, per staccarla andrò a togliere solo queste due clip, diciamo, anteriori. E potrò andare a fare benzina molto facilmente. Inoltre, che devo dire che comunque il costo di questa borsa, così comunque molto campiente da 21 litri,
ha un costo comunque molto conveniente. L'ho pagata solo la borsa sui 70 euro, meno di 70 euro, e comunque è completa di tutto. Qua abbiamo la tasca per poter mettere, diciamo, la cartina o il cellulare, il navigatore e tutto quello che vogliamo. Abbiamo una bella tascona capiente, questo è l'antiacqua. In più abbiamo una tracolla che nel momento in cui ci fermiamo possiamo andare ad attaccare questa tracolla agli occhiali e portarcela in giro come borsa. E comunque presenta molte molte tasche. Vedete qua c'è una tasca lato, tasca anteriore qua, un'altra tasca lato, quindi siamo già a tre tasche. Abbiamo qua all'interno un'altra taschina, quindi quattro tasche, più questa dove possiamo andare a mettere appunto cartine, cellulari per vedere dove andiamo, appunto. E in più, ragazzi, è espandibile, ovvero andando ad aprire questa cerniera possiamo aumentare il volume della borsa, come si vede. Ricordo che, ragazzi, questo video non è sponsorizzato, però per chi vuole prendere una borsa di, a mio avviso, una buona qualità, questa devo dire che mi sembra di ottima fattura. Prezzo abbastanza conveniente, non è esageratamente cara, 70 euro più 20 euro circa, un po' di meno di 20 euro la base, e per quello che costa, per me fa la sua porca figura. Quindi niente, ragazzi, questa era appunto la borsa serbatoio che vi volevo presentare. Sto appunto piano piano andando a prendere roba per aumentare appunto la capacità di carico. Prima avevo una borsa che era sui 10 litri, qua siamo passati a 21 litri, quindi molto molto più capiente, e comunque sulla moto devo dire che ci sta molto bene. Ah, un'altra cosa che vi volevo dire è che comunque su questa moto che ho, la V-Strom 1000, purtroppo non posso attaccare le borse magnetiche, ecco perché sono andato a prendere la base. Questa borsa non è magnetica, quindi è fatta apposta per le moto che non hanno la base magnetica. Però se avete magari una moto con base di comunque magnetica, potete prendere una borsa serbatoio magnetica, io preferirei così. Però questa qua devo dire penso sia un'ottima soluzione e mi sembra anche molto stabile, e andremo a provarla in uno dei primi viaggi che faremo nel 2022, ormai, visto che questa stagione è finita e siamo già a dicembre e fa molto molto freddo per andare in giro. Quindi niente, ragazzi, spero che questa borsa serbatoio della BCR, magari vi lascerò qua il link in descrizione, ma penso che la troviate solo da Willapp. Io ho visto un po', ho guardato un po' in giro su internet e dovrebbe essere un marchio appunto legato a Willapp. Se andate da Willapp hanno una vasta scelta di borse BCR, hanno anche le Givi, altre marche, però hanno davvero una bella scelta di queste borse che appunto dovrebbero essere un loro marchio. E niente, ragazzi, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e restate connessi appunto per scoprire come andrò a finire di allestire questa moto per i prossimi viaggi, che nel 2022 spero che siano davvero tanti. Quindi, per aiutare il canale a crescere e per aiutarmi a fare un bel giro del mondo, magari, ragazzi, iscrivetevi. Iscrivetevi. Ciao ciao.